I microfoni con la Polyglass Ponzano lanciata verso la A2, almeno ci auguriamo. L'Imoco Volley Conegliano ieri sera ha vinto in quel di Busto Arsizio per 3-2, molto bene la partenza, 1-0, 2-0 con un secondo set veramente dove le bustocche sono state massacrate, Trevigiane trascinate dai 31 punti di Fabris ma con l'assenza di Brissio influenzata oltre a Isi e a Folì. Sabato match interno al Palaverde contro il Modena di Gaspari, ma andiamo a sentire Volosh, la palleggiatrice conegliano. Siamo con una grandissima protagonista, Ioanna Volosh, un match bellissimo, il tuo commento. Io sono contenta che abbiamo vinto anche 3-2, perché le partite qua in Busto sono toste, specialmente che quest'anno Busto gioca molto bene, ha vinto partite che contro le squadre, okay, sulla pagina più forti, diciamo. Quindi lo sapevamo che sarà partita non facile, quindi questi due punti servono tantissimo. Mi solo dispiace che in 4-7 non abbiamo vinto con 3 punti e 3-1, perché eravamo, non lo so, 5 punti sopra di Busto, e secondo me in futuro questo dobbiamo lavorare un po' di più, questa cosa, perché se vogliamo fare grandi cose non possiamo perdere punti così. Quindi solo dispiacermi per questo. Altre cose, cioè, io sono felice, sono tornata qua a Palaiano Mai, per me è sempre sono molte emozioni giocare qua, quindi sono contenta che ero qua e abbiamo vinto. Pare di capire che era contenta, insomma, la Volosh di aver vinto. Questa sera, ore 21, vi trasmetteremo proprio questa partita da Busto Arsizio, Busto contro Imoco, Volley Conegliano, finita 3-2 per l'Imoco. Partita molto bella, quindi non perdetela sul canale 86 di Eden TV. Per la Superlega maschile Perugia, avanti a tutti. Questa sera, posticipo dell'ottava giornata alle 20:30 tra Trento e Latina. Concludiamo con l'ultimo.